Sindaco, una giornata molto importante. A Villa Musone apre un altro locale. È importante prima di tutto perché c'è un messaggio positivo, in quanto una persona condivide la sua passione e il suo lavoro con il resto di una comunità e poi dà un messaggio positivo per cui bisogna rischiare, intraprendere, credere in se stessi e investire nella stessa comunità dove si vive. È un messaggio importante per tutti noi ed è per questo che l'amministrazione comunale è presente e lo ringrazia. Quali sono i servizi che offrite? Noi offriamo quello che una macelleria moderna legata al passato può fare. Nell'esperienza, questo non è un lavoro che può essere aperto a 20 anni, a 30 anni, è una vita vissuta qui, è una vita vissuta di macelleria, di esperienze, di persone conosciute, aver girato il mondo, aver visto quello che c'è nel mondo e capisci che anche noi a Villa Musone possiamo essere i primi, non dico nel mondo, però possiamo farci rispettare, perché un locale così, io sono stato a Londra un mese fa, non esiste. Ho visto locali alla grande a Londra o anche a Parigi, però io sono sicuro che qui c'è la qualità, la tradizione e il cuore di qualità e amore, perché il nome non è che nasce così per caso, è dove ci sono le cose con il cuore, fatte con il cuore, c'è la stretta di mano fatta con il cuore, e c'è un bacio fatto con il cuore e qui c'è il mangiare fatto con il cuore. È la cosa più importante, perché oggi come oggi, almeno la vita deve essere bella in tutti i sensi. E in queste difficoltà, almeno quando ci si mette a tavola, bisogna stare bene. E qualità e amore vi può far stare bene a tavola. La qualità della carne è italiana, no, giustamente, e si può mangiare qui? Sì, abbiamo aziende di Sibillini che ci danno formaggi, salumi, le carni le macello al mattatoio di Macerata, dall'azienda Ricola May, che ho messo tutte le aziende che io ho qui. E in più facciamo una capatina anche ai gusti del mondo, perché noi siamo nel mondo. Villa Musone vuole essere nel mondo e noi facciamo un mix dal mondo per far capire che il prodotto marchigiano è più buono di tutti. Allora, per farlo capire, abbiamo anche un po' di carne americana, abbiamo un po' di carne argentina, ma le dico la verità, la carne marchigiana, dopo mezz'ora che la mangi, ancora senti il sapore che ti fa stare alla grande. Come noi marchigiani, noi di Villa Musone siamo secondo me siamo i migliori, abbiamo vissuto gli anni 70, gli anni 80, una roba grossa, una roba grossa.